Vermi, lombrichi. Probabilmente, citando il buon Travaglio, non troviamo nessuno sotto il lombrico, ma i leghisti sì. Razzistelli italici vigliacchi. Neanche l'onore delle armi gli si può concedere. Sapete, il razzista puzza, è infido, è l'essere peggiore che può esistere all'interno di una comunità. Ma gli si può concedere proprio alla lontanissima, perlomeno l'onore delle armi, dicendo, beh, almeno sono guerrieri, lottano per i loro ideali idioti, però sono palesi, non si nascondono, sono perlomeno sinceri. I razzistelli della Lega, manco questo li puoi riconoscere. Gli odierni razzistelli leghisti sono pure vigliacchi, cioè devono trovare una scusa, un contesto, una giustificazione alla loro azione, perché mica va, dicono, io sono razzista. Ma gli immigrati, zecche di serie Z, manco esseri umani sono, perché dovrei trattarli, perché dovrei parlare di loro, perché dovrei tutelarli? Sono esseri umani a malapena. No, il leghista oggi fa una guerra retorica. Ma non razzista, parla di altro, ti dice, guarda, la mia azione non è razzista, tu che mi voti, non sentirti in colpa, perché tu non sei razzista se mi hai scelto, guarda che io non sto facendo questo contro gli immigrati, io sto facendo questo contro i furbetti. Allora, se vogliamo parlare di comunicazione politica in questo senso, ora non so quanti di voi lo sanno, ma ho curato due campagne nazionali, una nazionale e una comunale per il Partito Democratico. Sono stato io il web strategist della comunicazione in due occasioni, è andata molto bene. Ovviamente, se non sei un consulente politico del Movimento 5 Stelle, cioè che detta gli ordini ai deputati e ai candidati, il lavoro di un addetto alla comunicazione è molto di traduzione della strategia. Non mi sono inventato nessuna strategia, ho semplicemente ascoltato la strategia e l'ho tradotta per il web. E ho fatto anche un corso di comunicazione, lo trovate qui sotto in descrizione. Sono 2 ore a 10 euro, veramente si trattano alcuni temi facendo dei paragoni con l'attualità. E sempre qui sotto trovate un altro corso, si chiama Nomor Guru, ancora fondamentalmente. Non è partita la promozione, ma già che parlo dell'acquisto del corso, potete andarlo a vedere di là, dove io, il coordinatore dei corsi dello IED di Milano, Bob Liuzzo, abbiamo fatto un corso sul personal branding, soprattutto per i video, andatelo a vedere se vi può interessare. Comunque, dicevo, analizzando la comunicazione politica, del razzismo, come evolve la comunicazione politica del razzismo, può tornare utile a tutti noi guardarsi un bellissimo documentario di Netflix che si chiama Tredicesimo Emendamento, che ripercorre un pochino quello che è successo alle lotte razziali in America e soprattutto a come il Partito Repubblicano abbia usato la retorica e la comunicazione politica per condurre una guerra contro il nero senza manco nominarlo. Il documentario dice che parte tutto da Nixon. Nixon che non parlava mica di guerra ai neri, parlava di guerra contro il crimine e guerra alla droga. E tutti i suoi discorsi avevano sempre un sottotesto che fondamentalmente indicava come crimine tutte quelle persone che facevano lotte per i diritti civili umani. E guerra alle droghe, praticamente il consumo che facevano gli afroamericani delle droghe, però era una guerra retorica. Dopo Nixon arriva Reagan. Reagan molto più furbo perché utilizzava la moglie per parlare di lotta alle droghe, ma poi agì anche, portò questa lotta retorica anche a un livello d'azione, come ci racconta il documentario. E praticamente tra i vari provvedimenti legislativi, quale fu un provvedimento legislativo che andava a colpire i neri senza colpire i neri, ma colpendo altro?
la legge che andava a creare una pena per la detenzione di un grammo di crack uguale, tale e quale la pena detentiva, la pena stabilita, al possesso di 100 grammi di cocaina. Quindi 100 grammi di cocaina erano uguali a un grammo di crack. Voi direte, perché questa cosa vi va a colpire un po' i razzisti e i neri, i razzisti? Perché la comunità afroamericana era segregata, viveva in povertà, il crack era una droga che viaggiava in chi viveva in quella condizione, quindi a farne maggiore uso erano gli afroamericani, mentre la cocaina era per i bianchi. Quindi che cosa so? Se io so che a causa di determinate condizioni, no? Potremmo dire a causa dell'ambiente, un gruppo di persone della stessa razza, pensate un po', dello stesso colore della pelle, si trova segregato in qualche spazio delle grandi città, in questi grandi spazi delle grandi città, oltre ad essere segregato, per il fatto di essere segregato, vive una vita di un determinato tipo, perché chi commette reati li commette in base alla classe sociale, non in base alla razza, come evidente che sia. Allora io, punendo l'uso di crack che colpisce proprio quelle persone lì, sto colpendo loro, quindi si assiste a una vera e propria, nel documentario viene definita, deportazione di massa nelle carceri di afroamericani. Ma Reagan c'aveva un altro, c'aveva un comunicatore politico al suo fianco che si chiama Lee Atwater. Lee Atwater, parlando in privato della strategia di comunicazione politica per il Sud, il piano su per il Sud, disse queste parole. Nel 54 dicevate negro, negro, negro. Dal 68 in poi, se usi la parola negro, ti si ritorce contro. Quindi dice altre cose, come che vengono violati i diritti dello Stato. Comunque sia, ora dovete essere più astratti nel parlare dei negri, 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 negri. Parlare di tagli alle tasse. Cioè, parlate di, quando parlate di queste cose, parlate di motivazioni economiche. Tant'è vero che nei vari discorsi venivano usati come tagliamo gli sprechi della spesa sulle minoranze. Cioè lui diceva questo Atwood, voi andate, colpiteli questi, ma non colpiteli dicendo negro, che oggi vi si ritorce contro. Perché, ripeto, il popolo non vuole votare qualcuno palesemente razzista, perché altrimenti poi è razzista pure lui. Invece no, deve essere razzista, ma senza dirlo, senza essere palese, no? E allora questo Atwood diceva, sì, Atwood, Atwater diceva, voi qualsiasi cosa fate, giustificatelo dal piano economico. Cioè, quindi, se tu colpisci, vuoi togliere gli aiuti alle minoranze, non dire che gli togli gli aiuti alle minoranze, dici che tagli gli sprechi della spesa per le minoranze. Poi chi lo sa se sono sprechi o no, però chi vuole che siano tolti quei soldi e siano messi da un'altra parte dirà che quello è uno spreco. E arriviamo all'Odi 2018. Non so se avete seguito un pochino la vicenda, ve la spiego in soldoni. Praticamente nelle scuole di Lodi, che cosa succede? Quando arriva l'ora di pranzo, i bambini vengono divisi. Ci sono i bambini figli di immigrati, o che vengono ripresi per poi essere riportati a scuola, o che mangiano un panino mentre i compagni se ne vanno da un'altra parte a mangiare tutti quanti insieme, i bambini, i compagni degli italiani, se ne vanno da un'altra parte a mangiare alla mensa, come giusto che sia. E voi direte, ma com'è possibile? 2018 succede una cosa del genere? Praticamente, questa divisione, questa discriminazione, mica è avvenuta sulla base che il fatto che quelli sono immigrati e quelli sono italiani. In Italia, per fortuna, cose del genere non si può fare. No, il sindaco, ecco qui, razzista e vigliacco, mica poteva colpire gli immigrati con la scusa che sono immigrati, che sono diversi. No, questi razzisti lo pensano, ma mica lo possono fare, lo sanno bene. Sanno come Atwater, che oggi dire negro o palesare il proprio razzismo è controproduttivo per la politica. Che cosa ha fatto? Ha fatto un regolamento del comune, un'ordinanza, che dice, attenzione, per poter usufruire degli sconti
della mensa e degli altri servizi scolastici, faccio un esempio, un pasto a prezzo pieno costa 5 euro, se dimostri di non avere reddito e di vivere una situazione di difficoltà economica, paghi 1,60 euro quel pasto. Quindi se c'è tre figli pagherai 15 euro, se sei al massimo della possibilità economica. Se sei invece non ce la fai, quei 15 euro per tre figli diventano 4,80 euro, 5 euro. E per accedere a questa scontistica devono fare fondamentalmente una dichiarazione, un certificato ISE, che dichiara qual è il patrimonio di queste persone, no? E ha anche fondamentalmente un'autodichiarazione. Allora, sembrerebbe che va tutto bene, no? Perché tutti quanti dovrebbero essere alla pari con questo provvedimento. E no, se sei immigrato mi devi far vedere, oltre all'ISE, un documento che dimostri il fatto che tu nel tuo paese di provenienza non hai nulla, quindi che non hai una casa, che non hai una macchina, che non hai niente. Perché nel caso tu l'avessi, è ovvio che stai fingendo fondamentalmente di essere povero. E qua la gente dice, ma io sono d'accordo, perché i furbetti bisogna punirli. Se non fosse che per la maggior parte di queste persone è quasi, se non sempre, impossibile produrre tale certificato che dichiari il fatto che loro non hanno niente, o perché nel paese di origine non hanno il catasto, o perché non esiste un registro di questo tipo, oppure proprio perché loro in quel paese non ci possono tornare per svariate ragioni e motivi, oppure perché non esiste manco un ufficio, cioè diventa difficilissimo, là è una difficoltà vicina all'impossibilità. Quindi l'immigrato, che a differenza degli italiani deve dimostrare di non possedere nulla nel paese d'origine, non può accedere a quella scontistica e quindi diventa difficilissimo per loro potersi permettere di pagare 5 euro al giorno per il pranzo del figlio. Quello che sarebbe naturale è che tutti venissero trattati nello stesso modo, cioè che nell'autodichiarazione si dicesse semplicemente qual è il proprio stato di famiglia, il proprio stato di reddito, e poi si ha la finanza a controllare se qualcuno ha fatto il furbo o non ha fatto il furbo. In questi giorni Salvini questo l'ha detto. Ha detto, ci affideremo alla buona fede delle famiglie. Però resta il punto che il sindaco di Lodi, per poter discriminare gli immigrati dai non immigrati, ha semplicemente creato una legge che sembra anche condivisibile, cioè punire i furbi, no? Loro mica dicono puniamo gli immigrati, dicono puniamo i furbi, come se gli immigrati fossero furbi, come se gli immigrati nascondessero soldi, denaro e ricchezze nel loro paese di origine e vivessero nelle condizioni in cui vivono perché è più divertente, perché possono accedere. Peccato che l'italiano è molto furbo, tant'è vero che la Guardia di Finanza ha scoperto che 6 italiani su 10 che dichiarano di essere poveri in realtà non lo sono. E purtroppo quando si assiste al dibattito su questi temi in Italia in questo momento vi imbatterete nella frase prima gli italiani. Quanto sarebbe più bello poter dire prima gli onesti, che siano di qualsiasi tipo, perché sinceramente mettere qualcuno prima soltanto perché è nato nella mia stessa nazione, ok, è un'idiozia totale. Chi è nato nella mia stazione non voglio che sia primo, se è un delinquente, se è un falso povero, se è un furbetto. Idem, non voglio qualcuno davanti a me che sia un furbetto, che sia un falso povero, che imbroglia, che non rispetta la legge, se è immigrato. Quindi per me, immigrato italiano, stanno tutti nello stesso calderone. Gli onesti e i furbetti. Poi ci sono i peggiori. E anche qui nel calderone ci può capitare chiunque, senza badare a etnie, razze e cose così. Quindi quando assisterete online a un dibattito su queste cose, vedrete che spesso la giustificazione non sarà mai, a me mi stanno sulle palle i negri, gli ebrei, gli immigrati o cose così. La giustificazione sarà no, perché bisogna andare a vedere se hanno cose o non hanno cose nel loro paese. E lì capirete di quanto avrà funzionato la comunicazione politica imbastita da una retorica basata tutta sulla giustificazione economica di un provvedimento. Perché quello potrà dire no agli sprechi, no ai regali, no ai furbetti, no a chi evade il fisco. E su questo siamo tutti d'accordo, no?
dire invece no a quello perché è diverso da me, il colore della pelle di suo figlio, dei figli di quelli là è diversa dalla mia, fa che gli attaccano le malattie, sono scimmie, cose così, è un po' brutto. Allora uno dice le altre cose, no? Infatti su, ero convinto, ho scritto su Facebook una cosa proprio su questo punto di vista, no? Ho detto che vergogna, infatti chi è intervenuto, che vergogna i vermi leghisti che hanno fatto una cosa del genere, è intervenuto un leghista dicendo ma così si impedisce alla gente di fare i furbi. Allora facciamolo tutti per gli italiani, che gli italiani producessero un documento che attesta che non hanno niente, che fanno vedere che nel conto corrente non c'è niente, che non fanno lavoro in nero, vediamo se diventa facile anche per loro. Anche in Italia non è facile produrre un documento del genere, figuratevi un po'. Se un attento può anche riuscire a non farselo produrre, non so se è chiaro il concetto. Che schifo, che vergogna, che schifo. Quindi non fatevi fregare da lì. Atwater, l'inglese è sempre stato mio punto di peccato, e guardatevelo il documentario, il 13° emendamento su Netflix, perché vale veramente la pena e fa venire i brividi ogni tanto. Ciao a tutti.